Allora, buongiorno a tutti, io sono il dottor Max che come al solito vi parla dalla Tanzania, dove mi sono trasferito lo scorso anno in aprile direttamente da New York. Io nel 1999 mi sono spostato nella Grande Mela, sono andato a lavorare là, ho portato la famiglia, dopodiché poi anche a causa di questa finta pandemia che ci hanno venduto mediaticamente, ho preso la decisione di spostarmi qua, ma oggi non parliamo appunto del piano B o piano C. L'altro programma sul quale sto lavorando è che io tratto il mercoledì sera alle 21. Oggi parliamo di oro e questo è il canale della consulenza oro e se si vuole anche metalli preziosi. Allora prendo lo spunto dalla domanda, una domanda che mi ha fatto Isa. Naturalmente io do il benvenuto a tutti. E ecco, prendo lo spunto da questa domanda che ha fatto Isa. Isa ha chiesto, insomma, quali sono le aziende che te raccomandi per evitare di prendere delle fregature. Allora, cercherò di darti una risposta, posso dire, la più onesta possibile. Io mi presento come consulente indipendente. Non lavoro, non ho nessun contratto che mi vincola con nessuna azienda. Sto cercando di lavorare il più possibile nel tentativo di avere un quadro più generale possibile delle aziende che vendono oro, ma voi capite bene che sono tante, sono moltissime anche in Italia. Quindi ci vuole un po' di tempo a capire quelle che sono almeno le aziende più importanti. Una volta che questo lavoro sarà finito, io lo presenterò in una carta, diciamo così, di comparazione, che metterò tutto insieme, in maniera tale che voi avrete delle informazioni più precise. In questo particolare momento, ora Isa ci arriva la risposta, in questo particolare momento per investimenti superiori ai 20-25 mila euro, io raccomando di tenerli in deposito, comprare quindi oro e tenerlo in deposito, non farsi consegnare l'oro sfuso. E io lavoro con una Ovesta. Lavoro con una Ovesta perché con molta probabilità è un'azienda collegata a quello che si chiama un fondo fiduciario. Non posso approfondire l'argomento. Ricordo che i due PDF ad integrazione, cioè nei quali io spiego abbastanza bene di che cosa si tratta e perché io mi appoggio in questo particolare momento soltanto a Ovesta, è spiegato in questi due PDF che sono a disposizione. Allora, Isa, prima di tutto bisogna appunto, prendo lo spunto, no? Di quello che ho appena detto, per distinguere due categorie di aziende. C'è qualcuno che ha il microfono aperto? Vi prego di tenere il microfono. C'è chi c'è? Adesso c'è la Betty? Ti vedo a testa in giù. Se per cortesia puoi chiudere, grazie, grazie. Allora, dicevo, due gruppi di aziende che compra vendono oro, no? Come un'azienda tipica, no? Azienda che compra vendono oro, un'azienda normalissima che fa, tra virgolette, business comprando e vendendo oro. E queste sono aziende che in linea di massima sono, come si dice, incorporate come SRL, come SPA, devono essere iscritte al tesoro, eccetera, eccetera. Che in Italia la legge prevede questo. Naturalmente do il benvenuto al dottor Walter Manca, che per le domande tecniche ci assisterà oggi. Allora, e un altro tipo di aziende che io ho scoperto per caso, anche se mi ci è voluto un bel po' di tempo, tipo Auvesta, che invece sono aziende normali, però nella sostanza comprano e vendono l'oro depositandolo per vostro conto, depositandolo poi in un'altra azienda che è configurata come fondo fiduciario. Allora, un fondo fiduciario è un'azienda, per definizione internazionale, per la quale quando un bene si mette all'interno di queste particolari tipologie di aziende, nessuno lo può toccare. Ora, qual è la differenza sostanziale? La differenza sostanziale è che nel primo caso, se noi si compra l'oro in un'azienda normale, l'oro entra a far parte del patrimonio dell'azienda.
un domani si va incontro al grande reset. Questa azienda, o anche in condizioni normali, per esempio a causa della guerra, questa azienda fallisce, qualsiasi possa essere la ragione, noi si rischia di perdere gran parte dell'oro, se non tutto, perché il curatore fallimentare può certamente, ha il diritto di usare parte del nostro oro per pagare i creditori. È stato chiaro? Nel secondo caso, invece, questo non è possibile, cioè l'oro rimarrà comunque al sicuro, indipendentemente che l'azienda presso la quale l'abbiamo comprato si chiama Auvesta o Vesta o un altro nome, qualsiasi questo possa essere, perché è depositato e al sicuro presso questo fondo fiduciario. Questo è un aspetto fondamentale che, come primissima cosa, io spiego nell'allegato numero uno, nell'integrazione numero uno, che è fondamentale che riusciate a capire. Quindi, Isa, la prima cosa che devi appurare è questa: ha fatto questa domanda qui, no? Ci sono tante aziende che lavorano nel settore dell'oro. La prima cosa è questo punto qua che vi dicevo, e io, come azienda, insomma, di cui mi posso fidare, io i miei risparmi ce l'ho non a caso in Ovesta, conosco solo Ovesta. Può darsi che nel mondo ce ne siano altre, ma io in Europa conosco solo quella. E finché non ne trovo magari un'altra che mi fa delle condizioni migliori, cosa che io dubito, i miei risparmi preferisco tenerli lì. Un altro aspetto che dovete considerare è questo, che mi è venuto fuori, insomma, un po' di tempo fa, ma che ho approfondito recentemente. Ci sono aziende che, presso le quali voi, ci sono diversi tipi di aziende, lavorano in maniera molto diversa, ma per farvi capire il concetto, comprate ufficialmente, pagate, no? Dei soldi, date dei soldi per comprare dell'oro, e con delle forme che sono diverse, l'una dall'altra, vi pagano degli interessi mensili. Oh, e poi degli interessi magari a fine anno. Ecco, attente bene, perché queste, secondo me, mi dispiace dire queste cose, spero di non offendere nessuno, sono aziende anomale, atipiche nel settore diciamo, di compravendita d'oro o anche di metalli preziosi, perché sull'oro non si pagano interessi, non ci sono mai stati interessi. L'oro di per sé viene, insomma, in genere considerato un bene di rifugio. È stato comunque uno dei migliori investimenti che si potevano fare negli anni, per esempio dal 2000 al 2020, l'ho ripetuto diverse volte, ha fatto 5 volte l'oro, e adesso, anche se ha perso qualche cosina, ecco perché è il momento di comprare, è sempre al 4,6-4,7. Quindi non è soltanto un bene di rifugio, un bene che ti protegge l'inflazione, eccetera, eccetera, ma è effettivamente stato il miglior investimento possibile, ma nemmeno il Bitcoin ci arriva vicino, perché il Bitcoin ha perso il 50%, più del 50% in un anno. Quindi state molto attenti e attente a tutte quelle aziende che vi dicono: sì, compra oro con me, ti do anche gli interessi mensili, perché per me sono truffe. Io ve lo dico chiaro: un'azienda seria o ti consegna l'oro a casa, e vediamo ora questo aspetto che è altrettanto molto importante, me l'hanno chiesto tante persone dopo, successivamente, oppure lo tenete in stoccaggio. Però quando vi dicono che ci sono interessi mensili, vi si devono subito rizzare i capelli, perché secondo me c'è qualcosa di legato. Non c'è qualcosa, ve lo dico di sicuro: i vostri soldi vengono investiti in azioni, in particolari tipi di azioni, perché sapete che ci sono molte azioni che rendono ancora molto, moltissimo. E allora a quel punto magari ti possono dare. Ho sentito cifre incredibili, impossibili in un mese che ci siano, ma nemmeno in un anno ci sono interessi. Sono sicuramente numeri che vengono fuori dalla famosa bolla finanziaria di cui ho parlato tante volte, presente a Wall Street, che loro sono bravissimi. È un processo che si chiama di transustanziazione. Loro trasformano numeri in computer,
in ricchezza sostanzialmente, dando questi dividendi che sono dei numeri e basta, che non esistono, però noi si pensa che magari siano operazioni favorevoli perché noi uno lo capisco, no? Uno dice, ma insomma, io da una parte ho un'azienda che non mi dà nessun investimento al mese e mi dice tante belle cose, eccetera, eccetera. Dall'altra c'è un'altra azienda che magari non mi fa pagare niente, eccetera, eccetera, e mi dà il 10% al mese, e io preferisco. Ecco, si deve ragionare un po' a buon senso. Questi sono i classici schemi Ponzi. Poi dopo tutto il sistema esploderà e voi rischierete di perdere tutto. Ma l'hanno fatto tante volte a Wall Street. Avevano promesso che non l'avrebbero più fatto dopo la crisi del 2008, perché non dimenticate, io ho vissuto gli ultimi 20 anni a New York, quindi io come ragionano questa gente, grosso modo, ormai l'ho capito. Vedetevi il film con Leonardo DiCaprio, La Volpe di Wall Street. È una commedia, sembra che sia anche esagerato in alcuni aspetti, va bene. Però questo qui è come si lavora a Wall Street, eh? Nella sostanza lavorano così. Ti vendono quote azionarie di aziende che non sanno nemmeno dove sono collocate, ti dicono che è un'azienda ottima e te la compri perché credi in questo caso al broker. Allora, quindi per darvi la risposta, un ultimo aspetto da considerare è quello giustamente delle monetine. In effetti, se uno legge con un po' di attenzione il mio report, io suggerisco anch'io di comprare dai 5.000 ai 10.000 euro di monetine, sia che siano d'oro, d'argento, compratele dove volete, potete acquistare anche presso Ovest se volete, però insomma è un po' più complicato. Ma qual è il problema? Fino a 5-10.000 euro, diciamo un investimento di buon senso, non ci sono grandi problemi. Però ricordatevi, una volta che voi comprate quest'oro, rimane traccia che avete comprato l'oro presso quell'azienda quel giorno lì, perché viene messo una fattura, e quindi poi il sistema sa che voi avete l'oro da qualche parte. Per investimenti superiori, io non suggerisco, non posso suggerire questa strada, perché, come ho detto tante volte, se si va incontro al grande reset, è molto probabile, siccome la nuova moneta digitale, io ho spiegato in altri interventi, che dovrebbe essere collegata di nuovo a quello che si chiamava il gold standard, che io ho risoprannominato mineral standard, minerale, plurale, standard, perché ci saranno coinvolti anche argento, rame, litio, eccetera, eccetera, palladio, eccetera, eccetera. Ogni moneta sarà collegata praticamente a un minerale. Questa è l'unica maniera per dare garanzia e stabilità ai mercati finanziari. Sono cose molto tecniche, le ho già affrontate, non ne voglio parlare adesso. Per arrivare al punto, per investimenti superiori, state attenti, perché se vi fate consegnare, almeno in Italia, 30, 40, mila euro di oro sfuso, naturalmente viene comunque emessa la fattura. E se ci dovesse essere il grande reset, cioè nel momento in cui ci sarà il grande reset, con molta probabilità tutto quell'oro lì verrà confiscato. Io ve lo dico, ma non è che sia una mia immaginazione, questo è esattamente quello che è successo nel 1933 in America. Quindi, mentre nel 1933 in America fecero una legge attraverso la quale se te come privato cittadino, se non consegnavi, è nel report, lo potete leggere nel report, non consegnavi l'oro, andavi in galera e dovevi pagare anche una penale salatissima all'epoca, non confiscarono mica l'oro nei cavò delle banche, nei cavò sicuri, questi qui di fondi fiduciari dove tengono l'oro i ricchi e i super ricchi. Quello lì naturalmente si guardarono bene da toccarlo. Ecco perché io suggerisco in questo momento di tenerlo in deposito presso Ovesta piuttosto che comprarlo sfuso, però la scelta è la vostra. Fra l'altro, c'ho anche una novità, ve la devo dire e poi chiudo. Scusatemi se ho preso un po' di tempo, ma vi sto già dicendo delle cose che poi fanno parte dell'intervento, che è finalizzato alla verità, no? Abbiamo detto, il titolo che abbiamo scelto è Storia dell'oro, la verità, e io vi dico la verità.
fu confiscato soltanto l'oro dei poveracci, quello dei ricchi, dei super ricchi, no? Mi fate fare i nomi, super ricchi americani a livello anche di famiglie importanti, eccetera, non fu assolutamente toccato, perché per loro l'oro non rappresenta soltanto un investimento importante, è molto importante dal punto di vista spirituale. Infatti, non a caso io ho scelto come simbolino per il mio canale la piramide triangolare che rappresenta una cosa molto precisa a livello simbolico, e chi mi segue lo sa, chi non lo sa magari me lo chiede e in privato glielo spiego. Spiegato tutto nel libro che ho scritto sul nuovo ordine mondiale, che se volete ve lo regalo nel formato ebook per chi mi segue sui due miei canali ebook, almeno studiate un po', perché è molto importante documentarsi. E ha un grande valore spirituale. Nella piramide ci hanno messo l'occhio di Horus, perché una volta l'oro era venerato come potevano venerare Horus nell'antico Egitto, oppure è collegato alla deità solare, perché una volta naturalmente la gente semplice, no? Insomma, viveva al sole e la vita è basata tutto sul sole, no? Senza sole non c'è vita. E giustamente pensavano che il sole fosse il creatore, insomma, della vita stessa. E ho scelto apposta quel simbolino lì, simbolo che io ho ripreso da un famoso libro di Ferdinand Lips, che è quello che mi è stato suggerito dal dottor Walter Manka, che inizialmente era scritto in tedesco, poi per fortuna sono riuscito a trovarlo in italiano, mi sono messo lì, me lo sono studiato. E diciamo che grosso modo il 50-60% delle informazioni importanti che vi dico in questo momento le ho estrapolate da questo libro e anche da altre letture, perché io quando faccio una cosa cerco di farla sempre a 360 gradi. Tenete presente che sono circa 2 anni, 2 anni e mezzo, che seguo questo discorso dell'oro, perché quando poi faccio degli interventi pubblici, insomma, nella semplicità, cerco di farli sempre in maniera precisa e di non dire, per non dire troppe sciocchezze. Allora, io mi fermerei qua chiedendo, Lisa, te l'ho data la domanda che risposta che cercavi? Lisa, ci sei? Mi senti? Lisa in questo momento non è collegata. Allora chiedo, c'è nessun altro che ha altre domande? Io sono qua. Marina, buongiorno, benvenuta. Ci sono anche altri amici nuovi, alcuni nomi che non conosco. Ricordo che potete leggere la storia dell'oro gratuitamente dal mio sito ammentaperta.net. Buongiorno Natalino. Buongiorno a tutti quanti. Una Ecco, informazione. Io ho dimmi. depositato un po' di oro su un caveau della Banca Etica, Banca Stato in Svizzera. Sono tranquillo oppure ho ancora qualche perplessità? Allora, te devi contattare quella compagnia lì, insomma, dove l'hai comprato, Banca Etica, No, no, Banca Stato, proprio della Svizzera. Banca Stato, e chiedergli se per caso loro sono incorporati come fondo fiduciario. Capito? Cioè, se loro sono incorporati come fondo fiduciario, cosa di cui io dubito in Svizzera, è possibile? Allora sì, sei al sicuro. Se però ti danno una domanda, una risposta negativa o ti dicono ma no, naturalmente devi parlare con qualcuno che sa. Sono domande Tecniche. tecniche, anche abbastanza risposte riservate. Sai, tante volte non te le voglio neanche dire le cose. Però te li puoi dire, guarda, io sto seguendo, insomma, un consulente con quale lavoro, e lui mi ha chiesto se questa banca qui è un fondo fiduciario, si chiama trust oppure no. Se è un trust puoi stare tranquillo,
Se non lo è, è soggetta agli stessi rischi di qualsiasi altra banca. Perciò io devo informarmi se è associata a sto fondo fiduciario, se... Si appoggiano ad un'azienda che è incorporata, si dice, fondata come trust, si dice, secondo la legge internazionale, quello che viene messo all'interno di un trust diventa intoccabile e quindi nessuno lo può prendere. Qualsiasi cosa può succedere. Com'è si chiama chat? Cos'è che hai detto? No, si chiama trust. Se ti leggi attentamente i PDF che mi sembra ti ho inviato, si Ah, chiama in sì. italiano, si chiama fondo fiduciario, via, fondo fiduciario. Va bene. Allora pensavo come banca, è da un pezzo che io ne avevo messi là un po' di roba. Tieni presente che tutte le banche sono private, lo sai, no? Non esiste una banca nazionale, tutte le banche sono banche private, tutte le Sì, banche del mondo sono lo so, nazionali, banche private. però la banca Stato in Svizzera risponde lo Stato se per caso la banca No, fa no, la stessa fine della... no, 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 sbagli. Chi ti ha detto questa cosa? Ti ha detto una falsità. Io nell'ultimo intervento che ho fatto parlare il presidente della Federal Reserve che ha spiegato chiaramente che non c'è nessun rapporto tra il governo americano e la Fed. La Federal Reserve, il Federal Reserve System. Sono due entità completamente diverse e indipendenti l'una dall'altra. Stessa cosa per la Svizzera. Come facciamo a cavarcela qua? Studiando Natalino. Studiando. Sì, pronto. No, ti sento, ho Studiando capito, Natalino. però Studiando. ti sento male, ti sento. Pronto? Eh Pronto? sì, vabbè, mi senti male perché sei collegato via video. Sì, Stoppa il video. Stoppa il video, che io sono in Tanzania. eccola, Ti vai, dicevo, provo a vedere. se ne esce studiando, questa è una materia molto nuova, molto particolare, sulla quale ci hanno raccontato purtroppo un sacco di falsità, e l'unica cosa che possiamo fare con molta umiltà è quella di studiare di più, invece che delegare sistematicamente a consulenti che fanno parte sistema e quindi naturalmente ti diranno le solite cose che ti dicono tutti. Non lo so cosa vuoi, perché io avevo provato a parlare lì con Credit Suisse, ma ho sentito che lì non c'era nessuna garanzia da parte dello Stato, invece di qua mi hanno offerto questa garanzia, qua ho detto beh insomma se salta la banca, infatti Credit Suisse L'hai mi sembra che so. letta la garanzia? L'hai letta la garanzia? Sì, Io sì, sì. nell'intervento che ho fatto spiego che dal 2006 la Swiss, quella tua banca lì, la Swiss La Bank, banca è la banca. Stato, no, la Credit Suisse è un'altra banca, è quella che sta fallendo, che ha problemi. La banca Stato è proprio interviene lo Stato in caso che dovesse succedere qualche patatrac. Via. Io come ti ho detto, non voglio dire cose che perché io non ci ho guardato in maniera, voglio essere onesto, in maniera precisa. Quello che ti dico è quello che risulta dal studio che ho fatto io. Non esiste nessuna banca Stato da nessuna parte. Forse, l'unica è quella cinese. Forse, perché, anche quella lì non è sicuramente la banca cinese. Non è controllata completamente dal governo cinese, ma qui non si parla di investimenti in Cina o di banche, qui si parla di banche svizzera. E per me sono tutte banche private, non esiste nessuna garanzia. Sono due cose collegate in maniera completamente indipendente. Se ne vuoi parlare personalmente, magari ci guardo un po' anch'io. Va bene, dai, casomai ci aggiorniamo la settimana prossima, dai.
Va Va bene, bene? benissimo, Catalina. Ciao. Grazie, grazie, grazie. Posso chiedere una cosa? Mi senti? Sì. Sì. Siamo dichiarati sul quadro revisto, dichiarazione di redditi da qualche altra parte, se si fa questa cosa del deposito presso questa azienda fiduciaria. Sì, ti faccio rispondere da Walter. Ok. Eccomi qua, buongiorno a tutti di nuovo. Allora, sì, se si supera un deposito all'estero, che sia un deposito bancario o che sia un deposito in grammatura di metalli preziosi, come nel caso di Ovesta, si superano i 12.500 euro, bisogna indicarli nel quadro RW della dichiarazione dei redditi, quindi l'anno successivo, e si prende il saldo al 31-12. No, Però non ci si pagano imposte, giusto? nessuna imposta. L'imposta che si paga è il capital gain in caso di plusvalenza, ma soltanto nel momento in cui la si realizza, perché finché rimangono depositati non si pagano assolutamente imposte. In questo modo sono Allora. tracciati, comunque. Prego. Comunque sono tracciati dovendoli dichiarare. Sì, beh, se si parte dal bonifico, il bonifico parte generalmente dall'Italia e quindi già in quel momento c'è una tracciatura di una somma che sta andando ad acquistare un bene, perché i metalli preziosi sono nient'altro che un bene che viene acquistato dal cliente, dall'intestatario del deposito. Le entrate ne sono reset, dovendoli dichiarare, per cui in caso di reset ti possono chiedere conto anche di quelli. No, no, Giorgio. Sì, ti possono chiedere, se posso intervenire un attimo, è un punto molto importante questo qui. Sì. Allora, io spiego e faccio anche questo esempio qui e spiego quella che potrebbe essere, anzi è la soluzione al capital gain nell'integrazione del PDF numero 1. Ma è molto importante, vedi Gio, leggere come primo acchito, facciamo così, no? Per approccio, per capire un pochino meglio, la storia dell'oro, cioè il report che ho messo insieme, perché ci ha spiegato anche questo discorso. Che ti ha appena spiegato il dottor Manca. Attenti, sono tracciati in uscita quando escono, però poi quando il bonifico è stato fatto, la traccia si perde, cioè non sono più tracciati, rientrano, ritornano in tracciatura, tra virgolette, un'espressione detta male, cioè ritornano ad essere tracciati nel momento in cui si ritrasferiscono eventualmente sul conto corrente. Quindi, finché rimangono in Ovesta, escono dal sistema bancario e non c'è più controllo. Ora io ho la soluzione, eventualmente, per chi è interessato, perché anche su questo aspetto ci si può lavorare, però queste cose non le posso dire in pubblico e bisogna, Gio, se sei interessato, se vuoi, te lo spiego direttamente e personalmente. Però prima bisogna leggere per bene tutto. Prego, Gio. No, pensavo che siccome uno porta i soldi in questo posto, poi bonifico o meno, poi prima o poi se ne ha bisogno deve prendere, per cui in quel momento sono tracciati, ecco. Sì, però scusa, se fai due bonifici in uscita, però poi Gio, perdonami, bisogna che ti silenzi perché di pazienza, c'era rumore, un attimino soltanto. Gio, per cortesia, c'era rumore di fondo. Quando te li rimetti sul conto, le rimetterai pochi alla volta. Ovesta gratuitamente ti dà la possibilità di ritrasferirli sul tuo conto, ma vendi, che ti posso dire? 100, 200, 500, massimo 1000
euro alla volta. Quindi non c'è mica più problemi. Qual è il problema? Devono andare lì a tracciarti tutti i bonifici, cioè il rientro che fai. È un discorso che non devi ragionare in questa maniera qui, devi ragionare in maniera molto pratica, lo dico a tutti. Intanto mettete i soldi al sicuro, diversificate, non li tenete tutti lì in questo momento, che se i soldi non sono nemmeno nostri, come ho spiegato io, sono della banca. In qualsiasi momento la banca può chiudere il conto corrente e dirvi: mi dispiace, siamo falliti, e poi perdete tutto. Mentre invece se li spostate di là, questa evenienza, come vi ho appena spiegato, non succederà mai. Potrà venire anche la terza guerra mondiale o anche quello che volete voi, e tra 10-15 anni l'oro sarà ancora depositato presso un fondo fiduciario, perché è dove tengono l'oro i ricchi. State tranquilli che loro sanno come proteggere i propri interessi. Mi sentite? Mi sentite? Sì? Sì. Walter, mi senti? Sì, perfettamente. Scusa, un'altra cosa. Allora tu in questo modo praticamente l'oro non lo vedi mai, c'è solo questo trasferimento di denaro in sostanza, giusto in questa maniera. Sempre in Diciamo cambio che che oro lo vedi, è. Non viene inserisco mai tutto, possesso dell'oro, ecco. eventualmente farlo. Se voi volete verificare se il vostro oro esiste o meno, vi mettete d'accordo con il dottor Manke e con questa, e magari dei 30, 40, 50 mila euro che avete comprato, un giorno fate una bella gita, tanto non è tanto lontano. Chi abita soprattutto in Nord Italia fa una bella gita vicino a Monaco, no? La sede di Aosta. E se vi mettete d'accordo, andate a ritirare 5-10 mila euro in lingottini. Perché no? Lo potete fare. Una nostra cliente che abita in Austria l'ha fatto. Dice: no, vado io a Aosta, vado a ritirare io, voglio andare a ritirare io i miei 40 mila euro. E ci andrà lei a ritirarli personalmente, per chi magari ha dei dubbi se l'oro esista o meno. Ecco, io Non su questo. era per avere dubbi, era perché se ci fosse un crollo di tutte le varie monete e l'oro rimane comunque un bene rifugio, era buono averlo proprio fisicamente. Ecco, questo Ma era. io ti ho spiegato qual è fisicamente. Te fisicamente te lo puoi sempre andare a prendere in qualsiasi momento in Germania. Non è mica che non lo puoi prendere, anziché di farti riaccreditare i soldi sul conto corrente, quando vedi che c'è una situazione di pericolo, ti metti d'accordo con Oveste e lo vai a ritirare personalmente, ti porti a casa tutto l'oro che vuoi. Lo porti tutto a casa. Capisci? Però Capito. ti Salvo che chiudano confini o cose così, insomma, che non si possa passare confini di Stato. comunque rimane traccia, eh? Ti rimane traccia, capisci? Se lo porti a casa, scuso, viene messa una fattura e ti rimane traccia. E questo è il problema di fondo. Qui capisco, ma non c'è una soluzione che garantisce se in queste situazioni tutto e tutti, non ci può essere. Chi te la dà? Te la dà nessuno. Io vi prospetto quello che secondo me è la cosa più logica da fare. Poi un'altra cosa, volevo anche ora spendere proprio 2 minuti per farvi riflettere sul discorso valore dell'euro. L'euro, come sapete, ha già perso il 13-14% in poche settimane rispetto al dollaro, e perderà ancora di più, perché purtroppo sembra che ci sia un peggioramento, un inasprimento della situazione in Ucraina. A perdere un 15-20% e a far partire un'inflazione al 20, 25, 30%, non ci vuole mica tanto, sapete. A quel punto, poi, dopo l'oro, ogni giorno voi perdete potere d'acquisto, perdete ogni giorno potere d'acquisto, cioè quello che magari comprate oggi, che l'oro la settimana era a 52 mila dollari al chilo, cioè è molto basso come valore, no? Insomma, nella media comprate molto bene. Però se l'euro perde di valore rispetto al dollaro, e dopo comprate sempre meno oro. Quindi, soprattutto per chi vuol fare questa operazione, io suggerisco di tenere un occhio anche a questo aspetto, perché
Bisognerebbe comprarlo subito, insomma, un po' d'oro, non bisognerebbe aspettare, magari si compra in due o tre fasi, però se uno per esempio ha 50-60 mila euro, un 25-30 mila euro di oro, bisognerebbe secondo me comprarlo subito, iniziare la diversificazione, ma poi magari prendere un pochino di tempo per la fase successiva. Prego, hai altre domande? Sì, una cosa che mi chiedo sempre quando ci sono questi discorsi di affidare i propri averi a banche o altri enti, siccome si paventa anche che possano fare una interruzione del servizio internet o cose così, in quel momento lì cosa si fa? Si è bloccato in tutto? Allora, in un importante video rilasciato il CEO, dottor Holz, di Auvesta, lui spiega anche come Auvesta sta lavorando qualora dovesse esserci un blackout totale. L'intervista, se vuoi, è a disposizione e ti posso mandare anche proprio la sua risposta, se ti interessa. È una domanda molto tecnica. Ok, grazie. Prego, se vuoi, guarda, Gio, faccio così, ti mando un messaggino veloce, perché cosa succede? Succede che voi mi chiedete le cose, poi dopo non mi scrivete e io non mi ricordo il nome, oppure me lo ricordo ma non riesco a trovarvi. Quindi l'unica maniera, vedi, ho scritto velocemente a Gio, così mi rimane in memoria il suo contatto e glielo posso mandare. Quindi tutti coloro che sono interessati mi potete trovare, vi ricordo, come su Telegram, la maniera forse migliore per trovarmi è quella di digitare chiocciola MM Guerrieri e dovrebbe comparire il mio nome. O come Massimo Michele Guerrieri, il mio profilo, abbiamo pasticciato un pochino lì all'inizio e qualche volta, non so per quale ragione, le persone non mi trovano. Provate in diverse maniere, per coloro che invece hanno difficoltà, potete sempre scrivere il mio indirizzo di posta elettronica che è mmguerrieri@yahoo.com. Ci sono altre domande? Allora, per gli amici di Telegram, dei due canali, questo è destinazione estero, piano B e piano C per la Tanzania o Zanzibar, io metto a disposizione del materiale. Il materiale che metto a disposizione è il report che trovate sul mio sito amenteaperta.net, le due integrazioni molto importanti, assolutamente da leggere prima di fare l'acquisto di oro. Compratelo dove volete, ma compratelo. Poi il link per poter scaricare la trilogia. Io ho scritto un libro, per chi non mi conosce, sul nuovo ordine mondiale di 1042 pagine, è quello che si dice un'opera unica, e io la dono per coloro che sono interessati e che amano leggere gratuitamente, basta che me ne facciano richiesta. Inoltre, per coloro che magari hanno una situazione molto particolare e stanno pensando di lasciare l'Italia, parentesi, qui ora c'è il nuovo governo, no? Ha già detto faremo questo, faremo quest'altro. Non cambierà assolutamente niente, io ve lo dico, non cambierà assolutamente niente. Cerchiamo di rimanere positivi, però purtroppo non posso essere troppo ottimista per il futuro. Ci sarà magari la solita ricaduta tipica che abbiamo durante l'inverno, dell'influenza, magari la chiameranno, non lo so, Covid-22, oppure ci sarà comunque una situazione che andrà a peggiorare a causa del conflitto in Ucraina, e quindi avete visto quello che sta già succedendo sulla benzina, per il problema energetico, e poi ci saranno anche problemi per le forniture alimentari. Quindi magari qualcuno magari dice, magari voglio andare 2 anni. E voglio prendermi 2 anni sabbatici, non un anno, ma 2 anni sabbatici, io vi posso avere fare ottenere un visto qua con un costo molto relativo. Venite qua in Tanzania o a Zanzibar, vi sistemate qui, si vive benissimo, soprattutto se uno non deve lavorare, non ha particolari problemi, il clima è fantastico, io lo dico tante volte. E quindi per chi vuole, io
do in omaggio i due prospetti, piano B e piano C, che costerebbero 33 euro, dopodiché uno se li legge con attenzione, se è interessato mi contatta e andiamo avanti facendo la consulenza, tutti vari. Io ho due amiche che vengono, arrivano la prossima settimana, un'altra arriverà la settimana successiva, e quindi diciamo che chiudo l'anno, quest'anno, che sono partito a gennaio, no? di quest'anno, anche in maniera molto così, per provare, diciamo così, e sono venute quasi 30 persone, non è male. Il primo amico coraggioso che arriverà il primi di dicembre, Franco, che mi segue sempre, soprattutto quando parliamo di Tanzania e Zanzibar, ha comprato una proprietà, gli ho dato una mano per ristrutturarla, e ecco, con tutti coloro che magari si trovano in una situazione un po' così, come prima cosa diversifichino gli investimenti, il patrimonio che hanno. Come seconda cosa, ognuno di voi dovrebbe avere un piano B disponibile, compatibilmente con le proprie possibilità economiche. Tenete presente che per spostarsi all'estero bisogna, secondo me, io ve lo dico perché mi sono spostato prima a New York, prima mi sono spostato in Svizzera per un anno, ne parliamo, poi sono spostato nel 99 in America, e per spostare per tutta l'azienda, la famiglia, eccetera, lo so che cosa vuol dire perché mi ci sono venuti 5 anni. Poi mi sono spostato qua in Tanzania e quindi ho un'idea, no, di quello che serve per spostarsi all'estero, e ci vuole motivazione per fare bene, cioè la motivazione di dire io voglio andare, mi occupo, voglio aprire un ristorante e voglio avere successo. Secondo, umiltà. Terzo, un po' di soldi. Quindi io assisterò per quello che posso amici che mi contattano soltanto se io vedo che ci sono questi tre requisiti, perché anche la scorsa settimana, faccio una breve parentesi, se ci sono domande mi potete interrompere in qualsiasi momento. Sono stato contattato da una signora che in questo momento è in Portogallo, e insomma alla fin fine questa signora voleva fare tutto quello che voleva fare lei e non pagare quasi niente. E io le ho detto, mi dispiace, Cristina, non ti posso assistere, perché io non lavoro così. Devi venire qua, devi vedere per bene dove ti vuoi sistemare e poi mi fai tutte le domande che vuoi. Ho sollevato tutta una serie di questioni, ho detto guarda, se non c'è un minimo di fiducia è inutile andare avanti, e non ne abbiamo fatto niente. Quindi bisogna sempre capire che quando ci si sposta all'estero la cosa fondamentale è il consulente al quale ci si affida, o l'amico di turno, in genere sono amici, no? Contatti tramite magari conoscenze, qualcuno che è a New York, poi io vado a New York, tutto super organizzato, no? Per l'azienda, ho inventato una cosa che è brevettata adesso in America, è stata pubblicata su riviste scientifiche. Nel mio piccolo ho fatto una cosa che nessun medico italiano ha mai fatto, anche se non lo sa nessuno. E poi mi affido a degli amici, onesti sicuramente e corretti, però che non avevano l'esperienza per assistermi, che mi hanno purtroppo creato un sacco di problemi. Quindi è fondamentale, più del posto che decidete, che selezionate dove andare, a chi vi affidate quando arrivate là e avete bisogno di assistenza. Questo lo dico per esperienza. Ritorniamo adesso all'argomento del giorno. Un'altra notizia che vi posso dare, così non me la voglio scordare perché è molto importante. Allora, col dottor Manca, ultimamente abbiamo avuto molte richieste per comprare oro sfuso. E quindi abbiamo detto Walter, vediamo un po' se riusciamo anche magari a dare questa possibilità ulteriore. In effetti sono in contatto con due banco metalli, cioè due raffinerie sostanzialmente, no? Dove tra breve i nostri amici, se desiderano, possono comprare quelle monetine di cui vi dicevo, no? Quei 5-10 mila euro. E appena avrò notizie certe, però queste informazioni ve le do soltanto nelle consulenze private, solo in privato, non ne voglio parlare in pubblico, almeno in questo primo momento, poi successivamente magari vi dirò i nomi. Sono due aziende in Lombardia,
abbastanza famose naturalmente, con una buona reputazione, e ho chiesto soprattutto un prezzo molto competitivo. Noi non ci si guadagna quasi niente sull'oro sfuso, lo dico chiaro, lo faccio solo per cortesia perché alcuni clienti me lo chiedono e io ho piacere che tengano in casa appunto dai 5 ai 10 mila euro sia di argento ma anche oro, va bene, stessa cosa. Diamo il benvenuto a Giorgio, anche se siamo quasi in chiusura. Buongiorno Giorgio. Ecco, avete altre domande? Max, a me interessava anche il discorso Tanzania, se c'è la possibilità di fare un periodo esplorativo per vedere se piace, così. Per cui se eventualmente mi puoi mandare delle informazioni. Tra l'altro mi pare che ci voglia ancora il tampone, è vero, per andare lì? Sì, in questo momento ci vuole Gio, c'hai il microfono che fa un po' di rumore, scusami. Se ti do la risposta, la do anche agli amici che mi seguono. Allora, la procedura è la seguente. Io ti invierò i due prospetti, piano B e C, perché il piano B è dedicato a coloro che vogliono venire a fare gli imprenditori, vogliono aprire un'attività. A me basta il C perché sono pensionata. Allora ti mando il C, però stavo dicendo agli amici che sono due, no? I prospetti, va bene, ti mando solo il C. E appunto coloro che vogliono, cercano lavoro. Il prospetto C è appunto per i pensionati e per i volontari. Uno, te, Gio, te li leggi, te lo leggi bene, no? Leggi con attenzione, tutto per bene. Dopodiché mi fai sapere se sei interessato alla consulenza. Devi fare una piccola donazione di 66 euro perché purtroppo la consulenza prende un sacco di tempo a farla per bene. Tante volte ci si deve sentire 4-5 volte perché poi c'è da prenotare i voli, definire la settimana per bene, fare le prenotazioni, c'è un problema, quell'altro, insomma, poi tempo ci vuole. E dopodiché mi fai sentire anche, ti manderò anche un documento molto importante, in aggiunta a questo di cui non voglio parlare, e te lo vedi e mi fai sapere se sei interessata, va bene? C'è nessun altro interessato? Scusa, il costo è solo nel caso dopo uno sia interessato o già inizialmente? No, solo se sei interessata, non c'è nessun costo, come dicevo sono gratuiti per chi mi segue sui due canali. C'è nessun altro che è interessato a ricevere il piano B o piano C? Se c'è qualcuno magari lo salvo. Io sono interessata soprattutto al piano C, però mai dire mai anche il piano B. Daniela, aspetta, Daniela, invia messaggio. Eccoci qua, così mi ricordo anche per te. Grazie. C'è nessun altro che è interessato? Ecco. Walter, vuoi aggiungere qualcosa? Siamo quasi in chiusura. Walter, mi senti? Walter non c'è in questo momento. C'è nessun altro che vuol fare delle informazioni? Ecco, ricordo tutti, soprattutto i neofiti, che bisogna dedicare un pochino di tempo a documentarsi. Io ho scritto anche alla fine del report che solo la conoscenza ci rende liberi. Non possiamo pretendere sempre di delegare ai professionisti, a quello e quell'altro, quando possiamo fare per conto nostro. Dobbiamo affidare i nostri soldi, no? Che abbiamo insomma risparmiato con tanti anni e tanto sacrificio, e li dobbiamo dare a delle persone insomma fidate, no? Di cui ci dobbiamo fidare assolutamente. Ecco, non state a farvi cuocere il cervello, come vi dicevo prima, da un'azienda collocata non so dove che vi dà interessi magnifici. Sull'oro non ci sono interessi. Quei soldi lì che date a queste aziende vengono investiti nella borsa, e se c'è il crollo della borsa con il grande reset perdete tutto. Cioè sono delle vere e proprie truffe. A me dispiace dire queste cose, ma di fatto lo sono. È come comprare un vasetto di marmellata
alle more, no? Perché fuori c'è scritto alle more, in cui all'interno c'è una sostanza scura, marrone, che sa di more, che però non sono more. Quando si compra dell'oro, bisogna essere certi che si compra oro. Poi si può discutere sul fatto, lo teniamo in deposito, ce lo facciamo consegnare a casa. Io questa cosa la posso capire perfettamente. Però, capite, si compra sempre oro. E sull'oro non ci sono interessi. Nessuna azienda seria vi pagherà mai l'1% all'anno sugli interessi dell'oro, sul pagamento dell'oro. Non esiste, non fa parte della natura degli investimenti sull'oro. E documentatevi, informatevi e come primo passo, concludo, raccomando la lettura del mio report che io ho messo insieme come consulente indipendente, perché io non lavoro per nessuno, lavoro soltanto per me stesso. Io ho fatto tutti i lavori di ricerca, compresa l'ultima pubblicazione sul nuovo ordine mondiale, pagato da me stesso, finanziato e fatto e prodotto da me stesso. Non ho mai aiutato nessuno, ma non ho nemmeno chiesto l'aiuto di nessuno, perché sono sempre stato indipendente, posso permettermi di farlo e io decido quello che mi piace e quello che non mi piace. Non voglio essere condizionato da niente e da nessuno. Mi trovo per fortuna in una condizione in cui lo posso fare e credo che sia l'unica condizione possibile per poi avere la credibilità sufficiente di darvi la consulenza che mi chiedete. Perché se no, a un certo punto, che cosa le facciamo a fare queste cose? Io non ho niente da vendere. Posso darvi delle informazioni. Prego Gio, dimmi, c'è il microfono. Una curiosità, anche se è un po' tardi, ma a chi fa capo, chi è proprietario di questa Auvest? Allora, Auvesta, Au è il simbolo dell'oro, Au, e Vesta in tedesco vuol dire moneta, quindi hanno messo insieme due parole e venuto fuori Auvesta. Allora, io, siccome questa qui è una domanda, una risposta che in pratica non so, vorrei che intervenisse per quello che può dire Walter Manca. Prego, Walter. Eccomi qua. Allora, sì, Auvesta è una SPA, quindi la forma giuridica è normalissima di una società per azioni. La proprietà è di poche persone, non ha un azionariato diffuso. E opera già dal 2009 nel settore dei metalli preziosi ed è valutata, controllata, confrontata con altri i principali operatori nel settore del commercio dei metalli preziosi in Germania, direi annualmente se non a una cadenza più frequente. E in effetti si possono trovare tutte le classifiche riferite ai vari aspetti della gestione per i clienti e nel rapporto con i clienti e del portale tutto quanto su Focus Money, che è quel periodico conosciuto per la divulgazione scientifica, ma in questo caso specifico è riferito alle monete, ai valori economici, e questo viene fa delle analisi comparate fra le varie aziende e Auvesta è sempre risultata ai primissimi posti e direi al primo posto in assoluto per quanto riguarda la sicurezza dello stoccaggio dei metalli preziosi dei clienti. Quindi questa è la struttura. E comunque sì? Walter, perdonami, a questo proposito volevo che tu ricordassi quella sentenza del giudice, no? Che c'è stata recentemente sulla effettiva realtà dei depositi, se ne vuoi parlare brevemente, no? Beh, il dubbio che può venire a chiunque, e devo essere sincero, io conosco Auvesta e collaboro con Auvesta dal 2013, inizialmente abituato alla mentalità italiana e alla sfiducia di default che abbiamo, ho avuto questo pensiero anch'io, cioè ma ci sarà veramente l'oro o è come succedeva una volta che con un lingottino da 100 grammi lo vendevano 100.000 volte?
Proprio come risposta, al di là del fatto che ci sono adesso dei parametri che Ovest ha inserito direttamente nel portale, che ogni cliente può vedere esattamente dove è allocato il suo oro o metalli preziosi, ma questo dubbio ovviamente non è venuto solo a me, ma è un dubbio talmente naturale, talmente diffuso, che in Germania è successo, mi pare un anno e mezzo fa, beh, forse un po' più vecchia la cosa, comunque che qualcuno abbia messo così tanto in discussione il fatto che esistesse veramente l'oro dei clienti, che ha fatto un esposto e convinto che non ci fosse, ha denunciato Ovest, per cui ne è seguito un procedimento nel quale è stato verificato fuori da ogni dubbio, anche benché minimo, che l'oro dei clienti c'è ed è lì presente, e quindi è stata anche non solo una rivista che magari può fare questi confronti fra aziende, ma c'è proprio una pronuncia ufficiale di un tribunale che ha detto: abbiamo verificato che l'oro esiste, quindi assolutamente non c'è motivo di avere dubbi o avere questi pensieri negativi. Un'altra cosa mi è venuta in mente prima, se qualcuno già è in possesso di oro depositato presso un altro sito, un'altra banca, così può trasferirlo là oppure deve comprarlo direttamente da loro? Allora, ci sarebbe anche la possibilità di trasferirlo a loro, però la procedura è abbastanza complessa, nel senso che l'oro che uno può avere per i fatti suoi deve essere saggiato. Quindi la procedura è comunque quella di aprire un deposito con Ovesta, poi far pervenire da Ovesta l'oro da dove lo si detiene, e Ovesta, con un addebito dei costi della saggiatura e della verifica del tutto, determina la grammatura e la deposita sul deposito. Ripeto, è una procedura abbastanza lunga, e potrebbe, lunga nel senso che nel giro di una settimana, 10 giorni, la si può fare. Va concordata, perché non è questa la procedura di adesione con Ovesta, ma è possibile. Allora, in questi anni non mi è mai capitato di vedere qualcuno che l'avesse portata a termine, perché in certi casi era meno costoso vendere l'oro là dove era detenuto e riacquistarlo poi con Ovesta. Però queste sono cose che possono essere verificate caso per caso. Caso si sia comprato presso un'altra banca, non si abbia fisicamente, questo anche volevo sapere, si può trasferire presso Vesta? Lì conviene stare molto attenti, perché la banca probabilmente, per fare questa operazione di trasferimento, chiede un sacco di spese. Per cui la valutazione, se ne valga la pena o meno, conviene farla preventivamente, valutando questi aspetti e informandosi su questi costi. Per cui, se la possibilità di trasferimento dalla banca non è eccessivamente onerosa e uno ha interesse a portarlo in Ovesta, allora mi può contattare, si verifica quantità e tutto quello che deve essere verificato, e si concorda la spedizione, l'apertura del deposito e tutto quanto. In questo caso bisogna ritirarlo dalla prima banca fisicamente e portarlo a questa Ovest. Esatto. Esatto. Se l'interesse è questo, bisogna comunque, mio tramite, prendere accordi ad personam con Ovesta. Grazie. Prego. Ecco, vediamo un po', ci sono altre domande?
Sì, queste cose molto tecniche, vi suggerisco poi magari ecco di parlarne direttamente e personalmente col dottor Manca, perché sono sempre cose interessanti un po' per tutti, però insomma diciamo che anche questa operazione qui, abbiamo capito, si può fare, no? Però purtroppo cosa succede? Che quando poi ci trova a, e questo è in relazione anche a quello che vi dicevo prima di queste aziende che vi vendono interessi, oppure tante aziende che vi vincolano l'investimento, no? Tante vi dicono, mi date 10.000 euro e poi io ti compro l'oro e poi alla fine dell'anno ti do il 10% in più, una cosa e quell'altra, e poi scopri che se per caso vuoi uscire dal contratto non lo puoi fare fino alla fine dell'anno, e quando esci devi comunque pagare il 20%. Queste sono truffe, cioè sull'oro non funziona così. Sull'oro è molto semplice, guardate come lavora questa. Comprate l'oro, comprate, decidete quello che volete investire. Comprate l'oro, potete poi anche comprare naturalmente argento, palladio e platino, non soltanto oro. Decidete le quantità con il dottor Manca, in qualsiasi momento voi se investite più di 25.000 euro non pagate aggio, apertura di conto, non c'è niente, non pagherete mai un centesimo per il nostro tempo e per la nostra assistenza, mai, né per noi né con Auvesta. Non c'è una membership, non c'è niente, siete completamente liberi di rivendere tutto l'oro che avete comprato la settimana dopo, se non addirittura il giorno dopo, e nessuno vi dirà mai niente. Non c'è nessuna penale, non c'è niente, è tutto bianco su nero. State attenti, perché molte altre aziende non lavorano con questa chiarezza. Ce ne sono tante, vi potrei dire anche i nomi, ve li dico in privato volentieri. Per cui l'oro lo pagate, cioè comprate più oro perché c'è convenienza all'inizio, perché Auvesta è un'azienda tipo che si colloca nel mercato medio-medio-alto, e quindi non può essere un'azienda economica. Costa servizio di qualità, come spiego io nei report, negli allegati che vi ho preparato. Il servizio di qualità e di eccellenza costa. Il nostro lavoro ha un costo, cerchiamo di farlo meglio possibile, ma anche quando lo si fa male ha un costo. Ecco, in qualsiasi momento voi mi potete chiamare, mi potete dire guarda, ho sentito di quell'azienda lì, io vi dico le informazioni gratuite, in tempo compatibile, non è che posso stare ore a parlarne, però vi dico in 448 se è un'azienda che è credibile o se è un'azienda che non è credibile, poi scegliete voi. Se volete fare una donazione me la fate, ma non mi interessa. Tanto per me sono tutte nozioni, in questo momento sto raccogliendo informazioni. E anzi, più mi contattate chiedendomi questioni su aziende che magari io non conosco, è meglio è per me, devo fare un po' di lavoro, pazienza, lo dovrei fare comunque. E quindi può essere conveniente, sia per voi, che vi do la consulenza quasi gratis, sia per me, che ho bisogno proprio di questo tipo di informazioni. Allora, c'è nessun altro che ha domande? Io nel frattempo, come avete notato, vi ho mandato un messaggino a tutti, così almeno vi memorizzo come nome e riceverete, immagino, in automatico le varie comunicazioni che poi io presenterò sul mio canale il sabato. Se volete anche scrivermi, se avete bisogno, mi potete scrivere a questo punto direttamente, cosa che non potete fare in questo momento perché non avete accesso, no? Mandare. Prego. Sono ancora qua. Niente, ho capito bene che oltre i 25.000 non ci sono costi. Corretto. E cosa ci guadagnano? Il prezzo che comprano e quello poi rivendono? Okay. Allora, c'è uno spread che varia molto a seconda del prezzo dell'oro. Però, come dicevo prima, questa azienda è un'azienda che deve stare sul mercato, no? E quindi si fa pagare, c'è uno spread che varia da all'8 al 12% sul valore dell'oro. Però, come dicevo, il grande vantaggio è che poi non si paga più niente, capito? Quindi, quando si arriva alla fine dell'anno, si può aver fatto anche 30 operazioni di compravendita e con Auvesta non pagherai mai niente, è tutto gratis, fa tutto gratuitamente. Però per queste informazioni tecniche
La cosa che vi suggerisco di fare è di contattare direttamente il dottor Manca, come abbiamo detto tante volte, sia la mia consulenza che la sua sono gratuite, però già che lo facciamo, facciamolo bene, no? Quindi lo contattiamo direttamente e lui vi spiegherà tutte le cose, in questo caso ti spiegherà tutte le cose. Voi ti posso mettere in contatto con lui, siete entrambi presenti su Telegram, quindi a qualsiasi momento me lo dici, ti metti in contatto con lui. E ti... Prego. Allora, ci sono altre domande? Luca, siamo in chiusura, ti colleghi adesso. Oh, scusate, c'era stato il microfono chiuso. Avete... Prego Luca. Prego Luca. Può intervenire? Non so se Luca aveva la mano alzata. Avete sentito quello che ho detto? No, niente. Non avete sentito? Allora lo ripeto. Scusate, si era, per qualche ragione si era chiuso il microfono. Dicevo, dunque, ho fatto l'intervento, dicevo, se avete domande particolari su delle aziende, contattatemi pure, la consulenza è gratis e per quello che posso vi do il mio parere, poi naturalmente scegliete voi quella che è la soluzione migliore. Dicevo che poi vi ho mandato un piccolo messaggino a tutti, così almeno ho salvato i nomi, che in questo momento voi non mi potete scrivere, e se volete anche ulteriori informazioni, almeno è più facile, avete il contatto diretto. Dicevo che per quell'intervento che aveva fatto Joe, l'ultimo, riguardo allo spread, no? Al costo, di sentire direttamente il dottor Manca, perché i costi variano molto da un giorno all'altro, a seconda della quotazione, ma con Ovesta pagato una volta soltanto e per investimenti di oltre 25.000 euro non ci sono costi. Anche qualora doveste optare per un piano di accumulo, per qualcuno che vuol fare un investimento più contenuto, e a Ovesta nel corso degli anni dovete pagare un aggio, un'apertura conto, però nel corso, diciamo, dei mesi vi dà la possibilità di recuperare tutto il costo. Ma man mano che andate avanti recuperate sempre un pochettino, vi dà sempre più oro, no? Sempre di più, in maniera tale che recuperate tutti i costi. Anche per queste cose tecniche, sono troppo tecniche, io non le posso seguire tutte e delego questi aspetti volentieri al dottor Manca. Ci sono altre domande? Ecco, allora se non ci sono altre domande... Io ringrazierei il dottor Manca, ci sentiamo Walter poi in settimana, auguro a tutti la buona fine settimana e per chi è interessato al discorso anche piano B o piano C per curiosità, ci possiamo risentire appunto il mercoledì alle 21, il giorno dell'intervento, ma è mercoledì per la destinazione estero e il sabato alla stessa ora, tutti i sabati, per parlare di ore e problematiche relative a loro. Leggetevi il report, la cosa più importante che dovete fare è documentarvi in questo caso. Io cerco di fornirvi per quel che posso, informazione più oneste possibile, perché come vi ho già detto, l'ho detto precedentemente, solo la conoscenza ci renderà liberi. Buon fine settimana a tutti e grazie. Grazie, buon fine settimana anche da parte mia. Grazie a tutti, buona giornata. Grazie tanto. Ciao a tutti, buon fine settimana, buon weekend.